Siamo felicissimi di ritrovarti questa sera per questa nuova teleconferenza gratuita con un tema abbastanza interessante e intenso che ci porterà ad esplorare la vita e la morte. Infatti il titolo della conferenza era proprio Vivere e morire e alla fine daremo anche una breve anticipazione, un'anteprima per il festival di novembre che terremo a Rimini. Inoltre avremo anche uno strumento molto pratico che potrai utilizzare sin da subito, che è un esercizio pratico per dare il meglio di te stesso utilizzando la morte appunto come alleato. Ovviamente tutta la teleconferenza verrà registrata e domani invieremo sia un video, sia la parte audio, sia gli esercizi, una mappa mentale, così che potrai lavorarci su, perché il contenuto sarà comunque molto, molto ricco. Perfetto, in Primordial Freedom ci occupiamo di, se sei qui per la prima volta, ci occupiamo di realizzazione personale e spirituale, che significa che ti aiutiamo a realizzare la tua vera natura, ovvero a riconoscere chi sei veramente. Al di là di tutte quelle idee che puoi costruire su te stesso, sulla vita, quella storia che ognuno di noi si racconta, nella quale ci illudiamo di vivere, che però non è la vita stessa, e ci aiutiamo veramente, veramente a riconoscere ciò che siamo veramente. E che significa anche riscoprire quella che forse è la vera felicità, che per noi non è altro che la somma di cinque qualità, che sono le cinque qualità fondamentali della tua vera natura. Su queste cinque qualità abbiamo costruito un percorso di realizzazione personale e spirituale che si fonda proprio su queste cinque qualità ed è in cinque passi. Quindi il primo, ritorna alla presenza, ovvero impari ad aprirti veramente, completamente alla vita, al momento presente, così com'è, senza aspettative, distrazioni, spiegazioni, ma veramente ad aprirti completamente alla vita. Rafforza la volontà, che significa impara a dirigere questa presenza verso ciò che è veramente importante. Ritorna all'amore, che significa, ricorda l'amore, che significa veramente prendere a cuore la felicità degli altri. Questa è proprio la motivazione perfetta ed è uno dei singoli segreti della felicità più importanti. Il quarto punto è riconosci la saggezza, ovvero riconosci la vera natura della tua mente. Questa è la realizzazione spirituale, l'illuminazione, il risveglio. Veramente riconoscere la vera natura della tua mente, che significa riconoscere la tua vera natura, la vera natura di tutte le cose. Questo è fondamento della spiritualità ed è fondamento della nostra esistenza umana. Dopodiché il quinto passo per noi è realizza la fiducia, e realizza la fiducia significa impara con questa consapevolezza a lasciarti scorrere, andare veramente in questo flusso che è la vita, completamente, senza dubbi, senza paure, ma lasciarti veramente andare a vivere finalmente appieno la tua vita. Quindi su queste cinque qualità abbiamo costruito questo percorso, fatto in cinque passi, su cui abbiamo costruito un programma online, facciamo incontri in varie zone d'Italia e oggi affronteremo uno che è dei temi più importanti e fondamentali della vita e che probabilmente racchiude interamente quelle che sono le cinque qualità fondamentali del nostro lavoro e che, di quello che facciamo. E infatti per questo è che abbiamo scelto questo tema. La morte è un tema molto, molto, molto importante. E come diceva Surya, è come se andasse a riassumere queste cinque qualità. E cosa vuol dire? È come se ci permettesse ancora di più di entrare in rapporto con la totalità della vita. Perché la morte è un aspetto della vita. E se portassi attenzione a ciò di cui fai esperienza, scopriresti che tutto ha un inizio, una evoluzione ed una fine. Quindi, da un punto di vista immediato, noi facciamo costantemente esperienza del cambiamento, dell'impermanenza delle cose. Tutte le cose sono soggette a cambiamento, le persone, il lavoro, le circostanze, e di conseguenza è importante imparare ad aprirsi a questo aspetto della nostra esistenza e a non rifiutarlo e demonizzarlo anche, perché la nostra società è una società abbastanza particolare che effettivamente tende costantemente ad allontanare il pensiero della morte e considera la morte come se fosse l'opposto della vita e di conseguenza è come se non andasse in realtà a prendere in considerazione una legge naturale, che è la legge del sorgere, cambiare, deteriorarsi e cessare. E questa legge la possiamo vedere in tutte le cose che abbiamo intorno, lo possiamo vedere nella natura. Se immagini, che ne so, un fiore che nasce, cresce, cambia, a un certo punto muore, un albero. Possiamo vederlo anche nel nostro corpo, come cambiamo costantemente. Un bambino appena nato è un esempio straordinario di impermanenza e di cambiamento. Nei primi giorni vedi già tantissimi cambiamenti. E questo è un fattore, quindi, è una legge naturale. Il giorno si trasforma nella notte, le stagioni che variano, il caldo, il freddo, l'invecchiamento ancora, è tutto un cambiamento. E quindi
da un punto di vista anche generale, possiamo vedere come tutto sia destinato a non durare per sempre, e di conseguenza vedi come la morte sia la quintessenza dell'impermanenza. È importantissimo riuscire ad includere l'impermanenza nella tua esperienza proprio per riuscire a dare il meglio di te e per entrare in relazione, diversa con la vita, perché finché tendi ad evitarla ci sarà sempre una contrazione dentro di te, e, no, e questo non ti permette di vivere appieno, non ti permette di concentrarti sulle cose che per te hanno valore, mentre se includi la morte, il cambiamento e l'impermanenza nella tua esperienza invece di allontanarla, è come se riuscissi sempre di più a vivere con presenza, consapevolezza e ad integrare tutte le cinque qualità di cui Surya parlava. Inoltre, conoscere la morte e prepararsi a questo momento così importante ti permette di conoscere in realtà la vita e ti permette di imparare a vivere, così come dicono la maggior parte dei maestri spirituali o anche così come dicono le persone che hanno affrontato magari un percorso di crescita personale. La morte è un aspetto fondamentale che porta valore nella tua vita, piuttosto che creare, che ne so, disorientamento o paura. L'importante è però avere degli strumenti adatti che ti permettono di riuscire ad entrarci in relazione e riuscire a comprendere che valore ha nella nostra vita. E ripeto, l'importante è considerarla non come l'opposto, ma come parte della vita, perché tutto ha un inizio, un'evoluzione e una fine. Quindi una cosa che ci tengo molto a sottolineare, questo insegnamento che noi stiamo affrontando, che stiamo affrontando adesso insieme, è un insegnamento molto importante, è un insegnamento autentico, è un insegnamento millenario. Venendo da una tradizione autentica, questi sono insegnamenti che vengono veramente tramandati da migliaia di anni. Si chiama vivere e morire ed è proprio un insegnamento veramente in cui andiamo, indaghiamo a fondo in quello che è il significato della vita e della morte. Cosa siamo come esseri umani? Perché questa vita ha questa natura di impermanenza, come diceva Donato, no? Questa natura in cui tutte le cose sono destinate a finire, quindi noi stessi, la nostra stessa vita è destinata a finire. E nella nostra società ci pensiamo sempre troppo poco. È un argomento come, è uno degli argomenti più importanti, come diceva Donato, lo affrontiamo in tutti gli ambiti della nostra vita, come delle piccole morti che affrontiamo sempre, ma non ci vogliamo mai pensare. È come se è uno di quegli argomenti tabù, in come quando ne provi a pensare ti dicono in qualche modo Portigliella, in qualche modo ci sia qualcosa di sbagliato, è un argomento sbagliato da trattare. Però il problema è che quando poi arriviamo alla fine della nostra vita ci rendiamo conto che forse non ci abbiamo mai riflettuto abbastanza, non abbiamo mai riflettuto abbastanza su, veramente non ci siamo mai preparati per quello che forse è il momento più importante della nostra vita. Quindi l'insegnamento del vivere e morire, di cui adesso presenteremo in breve introduzione, perché è quello che possiamo fare online e spiegheremo anche perché e cosa si può fare con questo insegnamento e quanto in profondità si può andare in questo insegnamento e perché può essere utile per la tua felicità. Perché fare, come diceva prima Donato, per fare la pace veramente con questa impermanenza, che significa imparare veramente a scorrere, no? Con questa vita, con questa natura delle cose che cambiano, cessano, finiscono, si deteriorano, significa che non ti tendi, non reagisci, non cerchi di ribellarti a questa natura della vita, e significa veramente scorrere in modo completamente fluido, totalmente fluido con le cose così come sono. Questo è meraviglioso. È interessante vedere come molto spesso in realtà è come se vivessimo come se fossimo immortali e pensiamo che sì, la vediamo la morte intorno a noi, magari ci è capitato di viverla anche all'interno della nostra famiglia o amici o cose del genere, ma pensiamo sempre che non sia qualcosa che ci riguardi. È come se proprio all'interno, a livello biologico, ci fosse qualcosa che ci proteggesse da quell'evento. Ma in realtà, pian piano, si può andare sempre più in profondità a scoprire cos'è veramente che ci sta separando da questa esperienza, qual è quella paura fondamentale che ci porta a rifiutare la morte? E in più capire qual è il problema, cioè perché rifiutiamo la morte e cosa porta il rifiuto della morte all'interno della nostra esperienza. Questo è un problema perché molto spesso è come se appunto vivessi come se fossi immortale, di conseguenza pensi che la tua vita possa durare per sempre e di conseguenza non vivi le situazioni appieno. Ed è un atteggiamento del tutto infantile, come se non ti prendessi la tua responsabilità e quindi riempi la tua vita di attività futili senza ricordare, ok, ma cos'è importante per me? Uno degli studi che hanno fatto sulla morte e sui morenti soprattutto ha dimostrato come la maggior parte delle persone abbiano come alla fine della loro vita, se gli viene chiesto, ok, ma adesso facciamo un quadro della tua esistenza.
e mostra come c'è sempre stato un rimpianto, e il rimpianto è quello di non aver vissuto la propria vita, proprio perché non prendiamo in considerazione quanto questa vita sia breve, quanto sia preziosa, quanto in realtà possiamo fare e possiamo agire appunto per riuscire a realizzare quello che ci sta a cuore. Quindi per evitare questo rimpianto, cioè il dire ho vissuto la vita che gli altri volevano io vivessi, non ho vissuto quello che per me veramente era importante, è fondamentale riuscire ad integrare questo pensiero in maniera anche positiva. Cioè, come diceva Soriano, a volte si pensa che pensare alla morte sia un qualcosa di negativo, che ti butta giù, che ti fa essere triste, ma in realtà è proprio il contrario. Pensare alla morte in maniera in una maniera anche un po' più strutturata, avendo gli strumenti giusti per riflettere sulla morte, ti permette di vivere con più gioia, con più felicità, con più compassione, con più amore, godendo dei momenti che vivi, godendo delle esperienze, godendo delle persone che hai a fianco. In questo modo eviti appunto di rifiutare la realtà delle cose. E quindi invece di essere appunto dei bambini che pensano di essere immortali e che pensano di vivere all'infinito, è importante diventare adulti ed avere una certa dose di disillusione, che in questo caso deve essere interpretata come saggezza, cioè veramente riconoscere la natura della vita, veramente riconoscere la natura della realtà, l'impermanenza che ci circonda, e far sì che questo non diventi un ostacolo, ma che sia un propulsore che faccia sì che noi riusciamo a fare quello che vogliamo fare, quello che dobbiamo fare, e a riuscire a vivere la vita che vogliamo vivere con qualità, con amore, con virtù e con tutte le qualità che vogliamo sviluppare. Quindi veramente la morte può essere uno strumento che invece di immobilizzarci ci rende ancora più in grado di muoverci e di esprimerci nel nostro massimo potenziale. E questo ti permette anche di andare oltre quell'insoddisfazione permanente che deriva proprio dalla paura di guardare la realtà per quello che è, e che deriva dal riempire la tua vita di attività futili solo perché ricerchi la felicità temporanea e istantanea e cerchi di evitare ciò che ti fa soffrire, e quello crea semplicemente insoddisfazione. Per riuscire ad andare oltre questa insoddisfazione, per riuscire a comprenderla, è fondamentale integrare l'aspetto della morte, perché integrando l'aspetto della morte riesce appunto a vivere appieno, così come dicevano tutti i maestri. È un paradosso, è un vero paradosso, perché a livello intellettuale è difficile da comprendere, ma in realtà se osservi la tua esperienza vedi come è così, e speriamo di darti gli strumenti giusti perché anche tu riesca a vedere questo, cioè quanto tu possa vivere in maniera diversa e la tua qualità di esperienza di vita possa cambiare se riesci a integrare la realtà della morte, la realtà del cambiamento costante, la realtà di quello che siamo e non di quello che immaginiamo, non delle idee che proiettiamo sulla realtà, ma veramente mettendoci in contatto con le cose così come sono, che è uno dei nostri obiettivi come Primordial Freedom, riuscire ad entrare in connessione con la vita e nella sua totalità. C'è questa bellissima frase che diceva sempre Rishi, che è anche una frase molto bella, che si impara a vivere bene quando si impara a morire bene. E questo è incredibile, come veramente imparare a fare la pace con questa impermanenza, quindi con quello che è veramente il principio della morte, significa veramente imparare a fare la pace anche con la vita, con la natura della vita. Comprendere la natura della morte significa comprendere la natura della vita, significa veramente non arrivare, dicono, è bello, non arrivare alla fine della tua vita urlando e scalciando così come sei nato. È vero, perché noi arriviamo alla fine della nostra vita presi da questo terrore, panico, angoscia, confusione, non ci siamo preparati, e quindi arriviamo lì, non sappiamo cosa fare, non sappiamo come pensare. C'era un famoso parente della nostra famiglia, un prozio che era prete, e c'è questa bellissima frase che mi è sempre rimasta impressa da quando me la raccontarono la prima volta, subito prima di lasciare il suo corpo, no, di arrivare alla morte. E si guardava e diceva: ma speriamo che sia tutto vero. Ci hai dedicato la tua vita, no? Una cosa alla quale hai dedicato la tua vita è il principio della salvezza. E in quel momento, quando ti trovi lì davanti alla morte, quando ti trovi lì davanti a quella cosa che forse è il mistero più assoluto, no, della nostra esistenza umana, è l'unica cosa che noi non potremo mai veramente conoscere, per quanto la proviamo a indagare, per quanto possiamo sviluppare infinite cose scientifiche, scoperte scientifiche di tutti i tipi, la morte è il mistero per l'eccellenza, è quella cosa che proprio è impossibile sapere cosa c'è dopo.
È per questo, è veramente il lavoro che possiamo fare è nell'accettazione e nell'imparare a riconoscere il principio della morte a un livello più profondo e integrarlo dentro di noi, così da arrivare pronti. Questo è importantissimo ed è bellissimo, perché altrimenti quando arrivi non sei pronto a lasciare questa vita, quindi ti tendi. Lo vediamo molto con le persone anziane, quando arrivano alla fine della loro vita sono rigide. Spesso magari ci sono quelle persone anziane che rimangono in vita molto, e tu tanto ti chiedi come fanno queste persone ancora a essere in vita, perché le vedi che magari diventano sempre più magre, sempre più magre, sempre più sottili, e in qualche modo perdono magari le capacità mentali, capacità fisiche, magari gli organi che iniziano ad avere delle disfunzioni, eppure in qualche modo continuano a portarsi avanti in un'esistenza a volte anche di sofferenza, spesso anche di sofferenza quando la inizi a portare molto a lungo. Noi abbiamo questa passione nella società occidentale di allungare la vita il più possibile, cercare di allungare la vita il più possibile, che significa a volte anche ricadere in qualità della vita magari non eccezionale. Però quando osserviamo queste persone, un elemento che le caratterizza è l'essere estremamente tese, come se non riescono a rilassarsi, perché al momento della morte è tutto un rilassarsi, forse in quello che probabilmente è il momento più bello della vita, ma tutto sa imparare a rilassarsi in quel momento. Mentre più tu ti tendi, più tu ti tendi, più soffri, più rigidi, più non vuoi lasciare questa vita, non vuoi lasciare le circostanze, non vuoi lasciare le persone amate, non vuoi lasciare la tua storia, non vuoi lasciare questo corpo, non vuoi lasciare le cose che ti piacciono. E sei lì che ti tendi, ti rifiuti, ti ribelli, e quello rende il tuo momento estremamente più doloroso, estremamente più sofferente. Quindi imparare a prepararsi significa veramente imparare ad aprirsi, a rilassarsi, ad accettare, a veramente a fluire con la vita. E questo è incredibilmente utile e importante. E questo rilassamento in realtà la vita ti invita a farlo già durante la tua esperienza quotidiana. Se pensi a quanti tipi di morte tu fai esperienza, di quanti tipi di morte tu fai esperienza nella vita, che può essere un cambiamento a livello lavorativo, se vieni licenziato e quindi per te muore quel ruolo, è finito un ruolo e poi ne comincia un altro, oppure la morte di la fine di una relazione. Molto spesso quanti amici mi hanno parlano di relazioni e sembra come se quella persona fosse morta per loro, oppure se un pezzo di loro stessi fosse morto. Quante volte ti sei detto, ma un pezzo di me effettivamente è morto dopo questa esperienza? È la vita che ti ricorda in ogni istante che l'impermanenza è forse l'unica verità che possiamo conoscere. Cioè il fatto che tutto è in costante cambiamento. E questa rigidità, questo tenderti e il voler che tutto rimanga così com'è, o meglio, così come tu te lo immagini, crea il 99,999% di tutta la tua sofferenza. È così. Anch'io avevo avuto un esempio del genere. La mia bisnonna aveva 97 anni, ha vissuto una vita meravigliosa, felice, contenta. Al momento della morte era non lasciava la mano di mio zio, non la lasciava perché voleva ancora stare, non riusciva ad abbandonarsi all'amore, alla fine, ad abbandonarsi a questo, all'esperienza della vita, il coronamento della vita in un certo senso. La morte può essere considerata il coronamento della vita. E ripeto, se consideri il fatto che tu ne fai esperienza costantemente durante la tua vita, puoi vedere come ti stai allenando a lasciare andare costantemente. Anzi, non puoi fare altro. La vita è un costante lasciare andare. Questo momento è diverso dal momento di quando abbiamo iniziato questa teleconferenza, per esempio. Ci stiamo influenzando a vicenda e questo già sta creando un cambiamento, un movimento dentro di me, dentro di te. E questo è meraviglioso, è proprio la base della vita. E poi puoi vedere come se ci sono questi, c'è questa teoria che ho letto e mi è rimasta impressa, è molto interessante, delle quattro fini di cui facciamo esperienza all'interno della vita. Cioè la fine della costruzione e la rovina. E sono tutte fini che tu puoi vedere appunto nelle circostanze che ti circondano, lo puoi vedere nella vita. La fine dell'incontro e la separazione. La fine dell'accumulazione e la dispersione. E la fine della nascita è la morte. La morte è un fattore naturale della nostra esperienza. Te lo ripeto perché è importante, è veramente connaturata in noi questa tendenza di dire no, ma la morte è l'opposto della vita, come se fossero due poli che si allontanano. In realtà sono uno dentro l'altro e uno viene, rivitalizzato dall'altro. Se pensi alla natura, quando muore
che ne so, un albero, un fiore, poi diventa concime, poi diventa e fa crescere e fa nascere altro. È un costante cambiamento, è una costante rinascita. La cosa importante del lavoro che facciamo insieme quando andiamo ad integrare questo aspetto dell'impermanenza e della morte è che aprirti veramente a ciò che hai sempre ignorato e rifiutato in realtà ti libera dal controllo che ha su di te. Ti libera totalmente dal controllo che ha su di te, perché la paura e continuare a rifiutare un aspetto della tua esperienza non fa altro che contrarti e non renderti libero, ti rende completamente condizionato. E quindi continui a rafforzare quelle tendenze abituali che ti portano a rifiutare certe esperienze, ad accettarne delle altre, e quindi rimani, come dire, un bambino che è insoddisfatto. Invece integrarla ti permette di liberarti dal controllo che ha su di te, ti permette di liberare quella paura, quel terrore che magari immagini rispetto al momento della tua morte. Inoltre, integrarla appunto nella tua esperienza ti permette di integrare quegli aspetti che sono appunto connaturati nell'esistenza stessa, che sono la nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte. E di nuovo, non sto dicendo di diventare negativi e di focalizzarti su questi aspetti e quindi tutto diventa negativo, che devo morire, quindi vieni preso dalla paura, oddio, le malattie. Ti sto solo descrivendo la realtà dei fatti. E tu lo sai bene che se ti riposi un attimo nell'esperienza che vivi, ti viene ricordato costantemente come questa non è l'eccezione, ma è la regola, è l'esperienza che tutti viviamo. Eppure, quando magari una persona amata si ammala, veniamo sconvolti, perché non ce l'aspettiamo, perché non siamo pronti. Come sarebbe diversa la tua vita se fossi pronto, se avessi riflettuto abbastanza su quanto il cambiamento sia connaturato all'esperienza? Quanto sarebbe diverso il tuo impatto sulle persone che ami? Quanta forza potresti avere in più? Perché sei quella persona che ha una visione chiara, che sa che è quello, cosa mi aspetto di diverso? È la realtà, e quindi puoi fare qualcosa di buono. Questo non vuol dire immobilità, ma vuol dire una azione costante e perfetta di risposta alle circostanze di cui fai esperienza. E questa è la bellezza dell'integrazione della morte. Va al di là dell'immaginazione, della fantasia di essere immortale, di avere un tempo infinito. Per questo puoi iniziare a fare quello che devi fare, quello che ti sta a cuore, avendo più forza di volontà, più presenza. Ed è ciò che ti permette veramente di vivere il presente. Questa frase ripetuta chissà quante volte, che non vuol dire niente. Vivi il presente, vivi il presente. Sei già qui, sei già nel presente. È che ti dimentichi, perché pensi che ci sia molto tempo, perché pensi che sei immortale, perché pensi che, non lo so, mettici, riempi i puntini come vuoi, l'immaginazione è infinita. Però se invece reintegri questo aspetto, puoi non avere più rimpianti, puoi permetterti di non essere più distratto, perché sai che ogni cosa che fai conta, sai che ogni tua azione può essere colma di amore, può apportare veramente un beneficio agli altri, ti fa concentrare sui tuoi valori per dare il meglio di te. Se stai vivendo una fase di crisi al lavoro o in una relazione, o ricordati della morte. C'è qualcuno che dice, anche a livello scientifico, che pensare alla morte ogni giorno rende felici. Rende felici perché ti fa apprezzare quello che hai. Anche questa è un'altra frase che viene ripetuta spesso negli ambiti della crescita personale o della crescita spirituale, no? È incredibile quanto integrare questo aspetto ti rende forte, fiducioso e ti fa vivere la vita in questo preciso momento, appieno, totale, libero. È una rivoluzione riuscire a pensare in questo modo. Ed è qualcosa di molto semplice perché, ripeto, se osservi la natura, se osservi la tua esperienza, se osservi la vita, il movimento della vita, riconosci il cambiamento. E in questo modo impari a lasciare andare, impari a non aggrapparti troppo alle cose il cui tempo è comunque finito. Lo riconosci, di conseguenza vivi con più leggerezza. Vivere con più leggerezza non vuol dire vivere una vita sciatta, ma anzi ti prendi ancora più cura delle cose. Ti prendi ancora più cura di quella parola che dici a quella persona, perché non è più data al caso, non è più dettata da una reazione, ma è dettata da una risposta rilassata e aperta al cambiamento costante. Ormai lo sai, il cambiamento è parte della tua esperienza. E quindi il segreto è praticare con amore per la vita, piuttosto che pensare alla morte in maniera negativa o avere paura di questo momento, che in realtà è il momento, come diceva anche Surya, forse più importante della nostra vita.
Quindi abbiamo capito quanto è importante questo vivere e morire. È fondamentale ed è un insegnamento bellissimo ed è un insegnamento estremamente utile. Non a caso ogni tradizione spirituale ti fa veramente partire, ma ogni anche tradizione di sviluppo personale, ogni principio di sviluppo personale ti fa sempre partire. Quando pensi alla tua vita, quando devi riprendere in mano la tua vita, quando devi veramente ricominciare a dare una direzione, a capire cosa è importante per te, ti si fa sempre riflettere sulla morte. Controlliamo un attimo solo su Facebook, su come se ci sentite, se è tutto perfetto. Ottimo. Perfetto, perfetto. Grazie per tutti i miei commenti. Ok. Perfetto, che bello, che bello, ottimo, ah, che bello. Allora, quindi sì, questo insegnamento è estremamente importante, ma come si mette in pratica? Perché questo è un insegnamento fondamentale, vivere e morire è la quintessenza della vita, come abbiamo detto. Per lavorarci ci sono tantissimi modi di lavorare con questo insegnamento, quindi con cui lavorare con la morte, integrare questo aspetto nella nostra vita, e anziché tenerla come una paura, la rendiamo la nostra più grande forza, perché la morte può diventare la nostra più grande forza nella vita. E ci sono tantissimi modi di lavorarci, tramite esercizi di autoriflessione, meditazioni, veramente contemplazioni, riflessioni, tantissimi modi di lavorarci, sia da un punto di vista veramente anche sempre più sottile, nel quale possiamo andare a indagare sempre più in profondità questa morte. Cos'è la morte? Fino a capire veramente questo principio della morte, fino a capire che la morte stessa è un'idea, come tutte le altre idee che noi costruiamo sulla vita. E allora più ci vai in profondità nella morte, però ci devi andare. E per comprenderla, nonostante, ripeto, sia un mistero che non può essere compreso, ma può essere solo accettato, quello della morte, per veramente andarci in profondità, bisogna veramente, e semplicemente lo puoi fare soltanto portandoci l'attenzione. Cioè è un aspetto che non puoi rifiutare, e poi ci puoi lavorare con tanti strumenti. Oggi, in questa introduzione che stiamo facendo oggi, ne vedremo anche alcuni, però ce ne sono tanti i modi con cui lavorare con la morte, sia con la tua mente, sia con le tue emozioni, col sentire, con le azioni, per come ti muovi, come vivi veramente la tua vita. C'è tantissimi modi di integrarlo, ed è bellissimo, anche perché ognuno può trovare quello più adatto per sé e quello che funziona meglio per sé. Quindi quello che faremo stasera è iniziare a vedere una serie di anche esercizi pratici con le quali possiamo un po', che possiamo esplorare, mettiamolo così, con cui possiamo iniziare a lavorare. Ripeto, il consiglio maggiore che possiamo dare è quello di provare a integrare questi esercizi nella tua vita. È già soltanto iniziare a, anche senza esercizi, se già inizi a portare di più la tua mente sull'aspetto di dire: cavolo, io morirò in questa vita. Tipo, allora la domanda successiva che ti viene a dire è: cosa voglio fare veramente della mia vita? Visto che finirà, visto che non è infinita, visto che non sono immortale, cosa voglio fare veramente della mia vita? Cosa ho veramente a cuore in questa vita? Chi sono io? Cosa voglio esprimere? Quali qualità voglio esprimere? Cosa voglio essere? Ma questo lo puoi fare solo veramente portando la tua mente alla morte. E lo puoi fare con gioia. Come diceva Donato, non è una cosa triste, ma lo puoi fare con gioia. È incredibile. C'è paura, attraversi paura, attraversi sofferenza, attraversi anche smarrimento quando lavori con la morte. Quando vai in profondità nella morte può attraversare anche smarrimento. Perché ti rendi conto di quanto quella storia che ti racconti, che è la storia della tua vita, è una briciola se conti i miliardi di anni di questo universo e il poco tempo, i pochi decine di anni di vita che ci aspettano, nelle quali siamo. E questo è incredibile. Quindi, dedichiamo un po' agli esercizi. Come diceva Soria, indagare sulla morte è effettivamente una porta che ti permette di iniziare ad indagare sulla natura della vita, sulla natura della tua mente, sulla natura della realtà di cui fai esperienza. Ed è per questo che sperimenti paura, sperimenti, magari puoi iniziare a sperimentare anche sensazioni sgradevoli a livello fisico, perché effettivamente biologicamente è come se fossimo programmati per sopravvivere, no? E quindi in realtà però, se inizi a soffermarti su queste riflessioni sulla morte, anche la domanda che ha fatto prima Soria, cioè
cos'è veramente importante per me in questa vita dal punto di vista della morte? Questa è già una prima domanda che ti puoi porre e che già innesca un meccanismo di risposta sia a livello fisico, sia a livello mentale, che a livello emotivo. E molto spesso c'è paura, c'è terrore, c'è smarrimento, c'è incomprensione, ma è proprio perché stai andando alla base della tua esistenza e stai rompendo anche delle tendenze abituali che hai sviluppato da quando eri bambino, magari questa tendenza a rifiutare, questa tendenza a rimanere un bambino, a non voler vedere la realtà per quello che è, perché nel momento in cui inizi a vedere la realtà per quello che è, devi prenderti la tua responsabilità. E non tutti siamo pronti a farlo, dobbiamo ammetterlo. Lo possiamo ammettere quando però iniziamo a sentire queste sensazioni sgradevoli. Maggiore la nostra capacità di stare con quella paura e con quelle sensazioni sgradevoli, maggiore sarà la nostra gioia che verrà sviluppata quasi automaticamente, quasi istantaneamente nella vita, perché ti rendi conto della bellezza, ti rendi conto della gratitudine dello stare qui, ti rendi conto di tutto ciò che ti circonda e di quanto tu sia un essere meraviglioso. E sembra mi sento anche stupido a dire una cosa del genere, ma è la realtà. Quando inizi a porti queste domande, scopri veramente la bellezza dell'essere vivi, ti riscopri vivo e ti ricordi anche di essere vivo. Quindi questa è già una prima autoriflessione che tu puoi applicare. Ovviamente poi troverai anche queste domande nella mappa mentale che ti invieremo domani, ma comunque in questa vita cos'è veramente importante per me se guardo questa cosa dal punto di vista della mia morte? Questo è già un passo veramente fondamentale che ti aiuta ad indagare, ripeto, sulla natura della vita. Perché sulla natura della vita? Perché al momento della tua morte la maggior parte delle cose che hai non ci saranno più: il denaro, le amicizie, le persone amate, la famiglia, persino il tuo corpo, che è ciò a cui dedichi la maggior parte del tuo tempo, non ci sarà più. Quindi che cosa stiamo indagando? Stiamo indagando la natura della vita. Ovviamente, come diceva Surya, anche non c'è una risposta. Non c'è una risposta che possiamo trovare a livello intellettuale, ma è un'esperienza che sorge dal nostro cuore, un'esperienza che puoi fare, un'esperienza diretta. Ed è un sentire, un sentirsi a casa, un sentire che questa è la realtà. E le cose sono così, ed è tutto perfetto, tra virgolette. Non perfetto perché sia sempre giusto o bello, perfetto perché è così, è l'unica cosa che può accadere. E la vita te lo sta ricordando. Basta sviluppare abbastanza attenzione per riuscire a vederlo. E questa attenzione la sviluppi anche grazie a questo tipo di autoriflessioni. Un altro esercizio che ci piaceva condividere questa sera, un esercizio per sviluppare volontà. A tutti capita spesso, no, di stare in situazioni in cui ti senti bloccato, in cui non sai più che direzione prendere, non sai più cosa fare, ti senti che stai sprecando la tua vita. E cosa fai? Invece di agire, continui a rinforzare questi pensieri, queste sensazioni, queste emozioni, il vittimismo, ti senti una vittima delle circostanze, inizi una sorta di passività, non rendendoti conto che stai entrando in un loop, in un circolo vizioso che ti porterà fino alla fine ancora di più a non avere una risposta e una soluzione. Quindi in questi momenti, quando ti rendi conto che c'è magari una mancanza di volontà, una mancanza di direzione, una mancanza di azione, c'è un esercizio che ti aiuta e che utilizza appunto la morte, come dicevamo all'inizio di questa teleconferenza, utilizza la morte come alleata, cioè come un qualcosa che veramente può aiutarti in questa vita, che puoi tenere al tuo fianco senza paura, con un po' di timore perché comunque fa sempre un po' paura, ma come un amico che ti sta a fianco e ti suggerisce la cosa giusta da fare in questo momento, perché così più sei presente, più la morte è vicino, più sai esattamente cosa fare, non ci sono più dubbi. Quindi l'esercizio è molto semplice, è un esercizio che lavora con l'immaginazione, che lavora con il sentire e che puoi fare anche a livello scritto, è una visualizzazione. Immagina di poter vedere te stesso nel futuro. Importante, avrai la registrazione domani di questo esercizio, quindi poi lo potrai ascoltare, non devi ricordarti tutto adesso, non preoccuparti, ce l'avrai scritto e avrai anche la registrazione. Anche una mappa mentale. È una mappa mentale che ti ricorderà tutto, quindi non avrai tutti i materiali utili per te. Quindi, in questo esercizio, immagini di poter vedere te stesso nel futuro. Immagina te stesso nel futuro, nel tuo letto di morte, e osservati come sei. Sei in questo letto, sei in una stanza, immagina la stanza, può essere dettagliato quanto vuoi, usa l'immaginazione. Già questo inizia ad innestare una certa difficoltà, riuscirsi ad immaginare nel letto di morte. Immaginati anziano in quel letto di morte e che sei lì. E sai che quello è il tuo ultimo
momento, è il momento di andare, questa vita è finita e hai realizzato la tua esperienza. Proviamo a farlo veramente, sì. Quindi magari rilassati un attimo, adesso se magari sei seduto, sei davanti al computer, quindi mettiti in una posizione comoda, portaci l'attenzione a queste, non sono semplici parole, cioè ti sta indicando qualcosa, quindi tu rilassati, rilassa il corpo, rilassa il respiro, e ovviamente stai in una posizione comoda, prendila come una piccola meditazione, quindi prova veramente a... Questo è quello che poi è un piccolo esercizio che uno può fare in qualunque momento della propria vita. Proviamo adesso a sperimentarlo proprio certo. Insieme, quindi rilassandoti, rilassa il respiro, rilassa la mente. Prova ad avere la schiena dritta, così dai anche una certa intenzionalità e una certa motivazione a questa pratica. Decidi liberamente se vuoi stare occhi aperti, occhi chiusi, ciò che ti aiuta a immaginare, no? Perché in questa pratica stiamo immaginando una cosa, quindi scegli tu liberamente se vuoi stare occhi aperti, occhi chiusi in questo momento. Prenditi qualche secondo, proprio rilassati, da questa vita così frenetica in cui viviamo. Rilassati un attimo. Riposati nel tuo respiro. Senti la pancia che si gonfia e che si sgonfia. L'aria che entra nelle narici. Connettiti al tuo corpo. Immagina di poter vedere te stesso nel futuro. Sei steso nel tuo letto di morte. Immagina di essere in questa stanza. La vedi perfettamente e ti vedi perfettamente. Guarda l'effetto dell'impermanenza sul tuo corpo. Come sei cambiato. Il tuo viso, i tuoi occhi. Il te stesso vecchio è sul punto di morire, sa benissimo quanto sia importante il momento presente. Immagina come deve essere la tua mente, sei arrivato alla fine della tua vita, hai vissuto tutti gli anni della tua vita, sei lì e ormai ti manca quell'ultimo passaggio, quindi immaginati anche questa scena, immagini anche quale consapevolezza deve avere questa tua versione più vecchia, immagina come deve sentire, come deve vedere la vita, la sua visione della vita. Lui sa quanto è importante il momento presente, questo istante che tu stai vivendo in questo momento. Sa quanto è importante ogni istante. Avrai vissuto tante esperienze, tanti cambiamenti, e adesso sei sul punto di lasciare tutto. Più niente può essere trattenuto con te. E questo lo sai. Sei certo di questo. Prova a immaginarlo bene questo momento. Quanti anni hai? Dove sei? Con chi sei? Cosa stai facendo? Questo è il tuo momento in cui lascerai questo corpo. E adesso immagina che il tuo sé è disteso su quel letto
ormai in punto di morte, possa guardarti. Si accorge che tu sei lì. E si accorge di poterti parlare. E ti dice l'unica cosa ovvia in questo momento. Non sprecare il tuo tempo. Non sprecare la tua vita. Non sprecare questo istante. Come ti senti a vedere il tuo sé vecchio sul punto di morte che ti viene incontro e ti ricorda di non sprecare il tuo tempo, di non sprecare la tua vita? Tu sei qui, ora, e puoi impegnarti in ciò che è veramente importante per te. Puoi riconoscere le tue qualità, puoi riconoscere i tuoi valori, e in base a questo puoi agire nella vita, adesso. Porta l'attenzione alle sensazioni che stai sperimentando adesso, senza cercare di cambiarle. Questo momento è l'unica cosa che puoi conoscere, è l'unica cosa di cui fai esperienza. E a questo punto fai l'unica cosa che puoi fare, apprezzare con gratitudine questo istante, rimboccarti le maniche e vivere. Quando senti che è il momento puoi riprendere, puoi toglierti dalla posizione di meditazione, scuotiti un po'. Ovviamente puoi applicare questa visualizzazione quando vuoi, come vuoi, per ogni cosa che ti sta a cuore. Potrei ascoltare questo audio se vuoi farla in maniera guidata, ma ti consigliamo anche di farlo così in momenti della giornata. Sì, tanto comunque ti daremo anche tutte le indicazioni, mm-hmm. quindi i passaggi principali di questo esercizio. Il concetto centrale è veramente pensare al te stesso anziano in punto di morte che ti fa accorgere di quanto è importante il momento presente, di non sprecarlo. Quindi questa è l'essenza fondamentale di questo esercizio. Facendo questo esercizio ha tanti punti importanti mm-hmm. all'interno, se impari a farlo come un piccolo compagno, può essere veramente un piccolo compagno che te lo porti dietro e ti accorgi, come una cosa sulla tua spalla che ti aiuta nei momenti della tua vita. Anche riflettere, no, questa riflessione sul momento della tua morte, anche riflettere nei dettagli e dire veramente come voglio morire. Non ci riflettiamo mai. Mi immagino sul letto d'ospedale, mi immagino in un bosco, mi immagino circondato di amici, mi immagino da solo, mi immagino in meditazione, mi immagino facendo festa, mi immagino circondato dalle persone che amo, mi immagino facendo quello che mi piace, quello che mi appassiona. Non ci perdiamo mai tempo, veramente, a immaginare il nostro momento. Come potrebbe essere? Ed è incredibile. Ripeto, è il momento più importante della nostra vita e non ci pensiamo mai.
Questo aiuta, ma anche perché portare, formulare intenzioni genera qualcosa nella nostra vita, portarci la nostra mente, immaginare quello che può essere veramente, che può essere il momento della nostra morte, ci aiuta anche magari a dargli forma in questo modo nella nostra vita. Perché se ci immaginiamo invece la morte come una cosa brutta, triste, noi sofferenti, doloranti, sul letto di ospedale, da soli, come dei cani, senza niente da fare, è terribile, è orribile pensarla così, la morte. Invece è proprio quello ti accresce ancora di più la paura, la negatività, e crei magari le cause affinché quello avvenga veramente. E per quello immaginarti il momento in questo modo, immaginare il momento della tua morte, immaginarti veramente lì con quella mente, e anche è bello, è come se hai un consigliere, te stesso anziano che ti è consigliere nella tua vita. È una cosa carinissima che tutti quanti possiamo utilizzare, e che possiamo utilizzare in qualunque momento della nostra vita. È un esercizio semplice, sembra quasi banale, ma veramente ti può portare ad una comprensione molto profonda anche delle idee preconcette che hai sul momento della tua morte. Perché magari sono cose che tu hai all'interno, ma che hai paura anche di vedere. In realtà, come dicevo prima, ciò che ti spaventa in realtà ti immobilizza, quindi nel momento in cui ci porti la tua attenzione, magari liberi, rompi delle idee rigide che tu hai e di cui neanche ti accorgi, che in realtà stanno condizionando il modo in cui tu fai esperienza delle cose, il modo in cui tu fai esperienza della vita, della morte degli altri, del cambiamento costante che hai intorno. Quindi sembra un esercizio semplice e banale, ma in realtà ti invito a farlo da domani, da subito. Fallo da subito e vedi cosa accade nella tua esperienza. Fallo con attenzione, dedicaci il tempo necessario e utilizzalo come veramente un amico, un consigliere che è al tuo fianco. Oltre a usarlo in tutti i momenti della tua vita, un'altra cosa che potresti fare, noi l'abbiamo inserito nella mappa, quindi sì, lo troverai domani, è un piccolo esercizio una volta, questo lo puoi fare qualche volta in vari momenti della tua vita, però magari lì ci devi dedicare un pochino di tempo, quindi non semplicemente lì dove sei, magari nelle circostanze, ma magari ti prendi un momento tranquillo, ti prendi carta e penna, ci dedichi almeno 30 minuti, magari ti ricapitoli questa spiegazione, ti potresti fare anche questa meditazione che abbiamo appena fatto, così anche ricapitoli, ti provi a immaginarti veramente, usare anche l'immaginazione. E dopodiché quello che potresti fare è scrivere la risposta a tutte queste domande che abbiamo fatto, cioè quanti anni hai, dove sei, con chi sei. Provare a scrivere e a immaginare quello che è il momento della tua morte, quindi non solo a pensarlo, ma a metterlo per iscritto. Mettere per iscritto una cosa è molto importante, è molto bello, perché ti aiuta a visualizzarla ancora meglio, a spiegarla ancora meglio, ad averla ancora più chiara nella mente. Quindi portati carta e penna e prova a scriverti questa cosa. È un esercizio che puoi fare in vari momenti della tua vita, nel corso della tua vita, è qualcosa che sicuramente riaggiornerai, cambierà. Prendere un po' come un gioco. Però è molto bello, quindi oltre che soltanto fare questo esercizio in mente della tua vita, ti potresti prendere dei momenti proprio da dedicare a questo. E soprattutto dopo aver fatto l'esercizio precedente, no? Quella visualizzazione, aver capito quanto è importante non sprecare la tua vita e quindi impegnarsi a ciò che è veramente importante per te, allora se io veramente riesco a realizzare ciò che mi sta a cuore e se la mia vita esprimesse veramente quello che sono, come mi immagino nel momento della mia morte? Come sarebbe? Come sarebbe la mia esperienza? Avrei rimpianti? Com'è? E proviamo a viverla in questo modo. Immaginiamo una morte senza rimpianti, ma come sarebbe? Come sarebbe una morte senza rimpianti? Incredibile, eh? Se veramente questi studi, e Ricci lo diceva sempre, hanno dimostrato quanto questo è veramente il problema numero uno, cioè il rimpianto numero uno è quello di non aver vissuto la propria vita, ma quella che gli altri si aspettavano da me. È terrificante. Questo ovviamente ti permette anche di avere più coraggio, finalmente di prenderti la tua responsabilità e di vivere la tua vita. La tua vita. E sentirti degno anche di viverla. Questo, ecco, diciamo, era un assaggio, un primo esercizio di questo insegnamento che è appunto, come diceva Surya, si chiama vivere e morire. Ma la bellezza è la cosa che volevamo fare questa sera, anche presentare il prossimo festival che si terrà a novembre a Rimini e che avrà proprio come tema appunto vivere e morire. Quindi qui abbiamo dato una breve introduzione, ma all'interno del festival, in questo tema,
lo approfondiremo in tutti i suoi punti principali. Il festival, cos'è il festival di Primordial Freedom? Il festival di Primordial Freedom dura 3 giorni, dal venerdì alla domenica, dal pomeriggio al venerdì alla mattina della domenica, e sono veramente 3 giorni per ritrovare te stesso, è un'immersione nella tua vera natura, molto profonda, di grande, profonda trasformazione interiore. È un'esperienza che è di gruppo, quindi è un evento nazionale nel quale vengono di solito oltre 100 persone, 100, 150, 200, dipende dall'edizione, persone, nelle quali c'hai sicuramente tutti i tuoi spazi per fare la tua esperienza, ma ci fa anche un grande lavoro comunitario, è veramente un modo proprio per riscoprire te stesso, riscoprire le tue qualità. Non è un'esperienza teorica, cioè non è che lì è un seminario, una cosa nella quale tu sei semplicemente lì ad ascoltare, passivo, ma un'esperienza coinvolgente, proprio perché comprende quelli che sono i 3 pilastri principali del nostro lavoro, che sono la visione, ovvero gli insegnamenti, le conoscenze, i metodi, ovvero gli strumenti con cui integrare e applicare questi insegnamenti, queste conoscenze, e l'esperienza, che è l'esperienza diretta della tua vera natura, che è il motivo principale per il quale vieni qui. Non vogliamo che sia una cosa teorica, ma quando partecipi a queste 3 giornate, sono 3 giornate veramente dedicate a te, dedicare a ritrovare te stesso, a riscoprire chi sei tu. Quindi ogni attività, ogni esperienza, ogni insegnamento ti arriveranno a riconoscere chi sei veramente, a integrare questa cosa nella tua vita. Tutto il resto lo fa quella che è l'energia trasformatrice che si crea in quelle 3 giornate, un'energia molto profonda, di gruppo, con tante persone, in questo clima di famiglia, di persone normali, non troverai questa atmosfera spirituale artificiosa, siamo persone normali, troverai comode sedie, non ci sediamo per terra come incrociate. Ma chi vuole può, però. Okay. Ormai in realtà non lo facciamo più, quindi comunque veramente troverai uno spazio normale, informale, con cui conoscere persone, e anche in un clima di gioia, musica, c'è anche una festa il sabato sera, è aperta sia a praticanti esperti, principianti, ci sono ogni volta, in ogni edizione ci sono sempre anche persone nuove, ci sono sempre persone che anche che ci siamo magari da tanto tempo, comunque è bello anche interfacciarsi, avere scambi, ci sono tante occasioni anche di scambiare esperienza, ma il tema fondamentale rimane quello del vivere e morire, ed è quello a cui dedicheremo la maggior parte del tempo, degli insegnamenti, degli esercizi, delle esperienze. E come dicevo, qui abbiamo fatto un'introduzione. Esatto, invece lì andremo in profondità su un sistema di pratica fatta in 5 punti, in cui approfondiremo tante cose, sarà anche molto molto pratico, quindi non soltanto un insegnamento teorico, ci saranno 4 esercizi concreti per accogliere l'impermanenza e imparare a lasciarla andare. Infatti, come diceva anche Rishi, che è il nostro maestro, la capacità di lasciare alle spalle ciò che è finito con gioia e gratitudine è il segreto della felicità. Inoltre avremo 4 contemplazioni attive per superare la paura della morte, comprenderne la natura e accettarla come parte di questa esistenza. Ci sarà anche una profonda meditazione sulla morte, quindi sarà una meditazione guidata che poi ti porterai a casa. Che non è quella che abbiamo appena fatto, no. È una, quella sarà una meditazione molto, potremmo definirla, esoterica. Esoterica, sì. Riassume veramente quello che è il processo di morire. Quindi ti guida nell'esperienza di quello che accade quando lasci questo corpo. Quindi è una meditazione molto profonda che si può fare, nel quale puoi veramente andare a fondo in quella che è l'esperienza di morire. Ed è quello anche che ti aiuta a essere pronto quando arrivi al momento della tua morte, che in qualche modo sai come affrontare quel momento. Mm-hmm. Sai come dicevo prima, come imparare a lasciare andare, a rilassarti in quell'esperienza. Inoltre, ovviamente, andremo ad indagare anche cosa c'è dopo la morte, e cioè andremo a sintetizzare un po' le più importanti risposte scientifiche e quelle spirituali che da sempre l'uomo ha trovato, anche da tutta la storia, e affinché appunto tu possa creare, che è la cosa che ci sta più a cuore, la tua visione che ti sostiene nella vita, perché non è importante avere varie teorie, sono solo idee, sono solo costruzioni intellettuali, in realtà la cosa importante è che ognuno di noi possa trovare il suo modo di riuscire ad entrare in relazione con questo mistero che è la vita e che non è comprensibile. Quindi, se tu riesci a trovare il tuo modo, la tua personale visione che ti sostiene, ben venga. E noi ci auguriamo che accada questo. Magari sarà una sintesi tra tutte le proposte che ti daremo di varie scuole spirituali e di varie ricerche scientifiche. Un'altra parte molto importante, che spesso è un problema nel nostro mondo occidentale soprattutto, è trovare degli strumenti per affrontare un lutto sia proprio che altrui, così che possiamo dare il meglio di noi stessi e così che possiamo sostenere
anche le persone amate. Uno degli obiettivi anche che abbiamo come Primordial Freedom è quello di diventare delle persone integre, che rimangono con la testa sopra le spalle e che riescono a dare il loro, riescono a dare proprio un impatto positivo nel mondo, negli altri, ad essere sempre di sostegno e di beneficio. Quindi trovare un modo e trovare degli strumenti per affrontare un lutto credo sia fondamentale. E inoltre avremo anche delle istruzioni molto precise su come assistere un morente nel processo del lasciare il corpo. Quindi, perché anche questo crea molta paura anche dai familiari, quando c'è una persona che sta per morire, non si sa mai come devo parlare, cosa posso dirgli, ma magari posso parlare di questo, devo parlare di quest'altro. In realtà ci può essere un modo di entrare in contatto con questo processo, e ovviamente questo modo più naturale e spontaneo viene quando tu impari a relazionarti in maniera naturale col morire e con questo fatto della vita, con questa esperienza che è parte della vita. Più tu riesci a relazionarti con questo aspetto, più riesci ad essere di beneficio, perché per te non è più un tabù, non c'è più un rifiuto. Certo, puoi percepire la tensione dell'altra persona o la paura dell'altra persona, ma quella paura è la paura che hai conosciuto anche tu. E quindi, mostrando la tua vulnerabilità di fronte a quella paura e mostrando il fatto che tu la conosci molto bene, permette a quella persona di rilassarsi, a capire che è naturale quel processo ed è naturale anche avere paura. Non stiamo dicendo che non devi avere più paura della morte o che devi essere un superuomo. Ti stiamo dicendo che puoi entrare in contatto con questi aspetti e comprenderli in profondità. Quindi, questo sarà il festival, e saranno 3 giorni veramente intensi, incentrati su questo insegnamento, vivere e morire, che non è un insegnamento che ci stiamo inventando adesso, ma come diceva Surya, viene dalla nostra tradizione ed è un insegnamento veramente millenario. E quindi sì, sarà molto ricco, sarà un festival molto ricco con tantissimi strumenti, insegnamenti, istruzioni pratiche, veramente anche su questi ultimi punti saranno molto pratici, saranno anche esperienze concrete di persone che hanno lavorato con questo, medici che magari lavorano tutti i giorni con questo, mm-hmm. persone che hanno affrontato lutti importanti, veramente su come far fronte a queste esperienze anche da chi lo vive. L'ha vissuto, lo vive tutti i giorni in prima persona, veramente alle mani su queste cose. Quindi soprattutto sarà anche molto integrato su veramente come integrare questo insegnamento nella tua vita quotidiana. Avrai tutti i supporti anche successivamente. Come dicevo, abbiamo anche questo programma mensile che si chiama Reself, con cui, tra parentesi, per coloro che lo seguono, andremo ancora più a fondo in questo aspetto della morte nei prossimi mesi, che avremo modo di continuare a lavorare in questo programma mensile che facciamo a distanza. Quindi ci saranno tutti i supporti anche veramente per quando tornerai a casa, tutti i supporti che vorrai, ovviamente se lo vuoi, se non lo vuoi figurati, però se lo vuoi potrai avere tutti i supporti utili a integrare questo nella tua vita, a portarlo nella tua vita. Quindi a livello pratico questo festival, il prossimo festival è dal 15 al 17 novembre 2019 a Rimini. Segnatelo sul tuo calendario, 15-17 novembre 2019. A Rimini, è all'Hotel Turin, che è proprio sul lungomare di Rimini, quindi proprio veramente direttamente sul mare, una struttura moderna, tra parentesi c'è anche la piscina per chi interessa. Che useremo sicuramente. Riceviamo sempre prezzi vantaggiosi dalle strutture, visto che comunque spesso prendiamo anche tutta la struttura per fare questi eventi, quindi ci sono delle tariffe per chi vuole soggiornare in questo hotel, che partono da 60 euro a notte, includono pensione completa, quindi colazione, pranzo e cena, dalla cena del venerdì al pranzo della domenica incluso, sono 60 euro a notte. Quindi l'evento inizierà venerdì 15 novembre e inizierà alle 17, però già dalle 14 è possibile iniziare a fare check-in, dalle 15 la sala aperta per chi vuole iniziare ad arrivare, comunque fare registrazione, a salutare, a conoscere i partecipanti. Alle 17 di venerdì inizieremo l'evento e finiremo alle 13 di domenica, e il pranzo, come dicevo, è incluso nella pensione completa. Quindi questo è già possibile, ed è già possibile iscriversi da oggi. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per questo evento a Rimini, e ora mettiamo il link della pagina qui tra i commenti, così poi ci si può iniziare a iscrivere. Eccolo qua, l'ho appena caricato nei commenti, postato nei commenti. Perfetto, primordialfreedom.it/
Festival. Se stai guardando questa registrazione non in diretta, quindi la stai vedendo registrata sulla pagina di Primordial Freedom, sotto trovi il pulsante. Se sei su Facebook trovi il link tra i commenti, se sei invece in una pagina del sito trovi il pulsante sotto il video per andare direttamente al festival e arrivare a questo link e vedere come funzionerà questo evento. Quindi le iscrizioni sono aperte. Sì, le iscrizioni andiamo. Sono aperte, ci si può già iniziare a registrare da oggi. Quindi questa edizione noi teniamo sempre che sia veramente possibile partecipare per più possibile, perché sono degli insegnamenti preziosi, ci teniamo veramente che arrivino a tutti, quindi cerchiamo ogni anno di tenere comunque una cifra accessibile, nonostante comunque il valore dell'evento, le tre giornate, un evento comunque di tre giornate è un evento ricco e intenso, soprattutto perché comunque sono tre giornate piene di insegnamenti, di strumenti, di tutte cose che facciamo. Quindi per partecipare si può partecipare con una semplice donazione all'associazione No Profit di Primordial Freedom, che è una donazione di 100 euro. Però se ti iscrivi subito ci aiuta a definire il numero di partecipanti, e questo per noi è molto importante anche per preparare al meglio l'evento. Di conseguenza quello che offriamo è una donazione ridotta, quindi uno sconto del 50% entro la fine di settembre. Quindi se ti iscrivi entro il 30 settembre ti puoi veramente partecipare l'intero weekend donando appena 50 euro. Il costo è 50 euro fino al 30 di settembre, però soltanto. Questa donazione ovviamente ci aiuta a organizzare il festival, a sostenere le spese, anche a organizzare tutte le attività che facciamo durante l'anno, che sono tante attività. Come dicevo, Primordial Freedom è un'associazione no profit che ha sede in Italia. Quindi queste donazioni comunque sono molto importanti per noi. Riteniamo che siano importanti anche per te, perché comunque ti aiuta a dare il giusto valore a queste esperienze, agli insegnamenti, a coinvolgerti veramente con impegno. Comunque in ogni caso sicuramente nessuno è mai rifiutato per mancanza di fondi, quindi veramente se sei in difficoltà a pagare la quota di questo evento, non riesci a donare l'intera somma, scrivici a info@primordialfreedom.it oppure eventi@primordialfreedom.it, sono entrambi uguali. Ci puoi scrivere al nostro indirizzo email e ci fai sapere il tuo caso, anche il problema che stai vivendo, tranquillamente ti veniamo incontro. Questo è, ci ripeto, ci teniamo che più persone possibili possano sostenere questo evento, però vogliamo anche che questi eventi continuino a crescere e per crescere c'è bisogno di fondi, quindi anche per questo c'è bisogno di delle donazioni per partecipare. Quindi vivere e morire è un tema fondamentale che può trasformare la tua vita e renderla ancora più bella, ancora più forte, ancora più intensa. Dal 15 al 17 di novembre a Rimini all'Hotel Touring puoi andare su www.primordialfreedom.it/festival e iscriverti già da adesso. Le iscrizioni sono già aperte, quindi se vuoi puoi tranquillamente farlo. Iscrivere. Se ci sono domande o dubbi anche sulla presentazione dell'evento a livello logistico, ce le potete scrivere nei commenti, sì. Volendo potremo anche un momento rispondere a delle domande. Certo. Anche sul contenuto, se hai anche delle domande sul vivere e morire, scrivici pure. Puoi tranquillamente scriverci nei commenti, siamo più che felici di rispondere. Altrimenti se in questi giorni poi riascolterai tutto questo questa presentazione, avrai sorgeranno dei dubbi o domande, puoi scriverci a info@primordialfreedom.it perché è un supporto che diamo sempre a tutti. E oltre all'indirizzo mail info@primordialfreedom.it, un altro supporto utile è il gruppo Facebook di Primordial Esatto. Freedom. Se non hai ancora avuto accesso, si chiama Primordial Freedom Gruppo ed è, puoi accedere tranquillamente, puoi richiedere di accedere, mi sembra che approviamo l'iscrizione velocemente. E quindi a quel punto anche nel gruppo stesso Facebook puoi porre delle domande, per noi può essere anche utile, noi spesso a volte nel gruppo Facebook pubblichiamo anche dei video magari registrati su approfondimenti su certi argomenti, proprio ma anche sulla base delle domande e dei dubbi che arrivano da parte dei partecipanti, quindi tranquillamente puoi anche accedere lì, porre le tue domande, magari anche altre persone della comunità possono darti dei suggerimenti, dei supporti su questo argomento. Il tema è profondo, era da tanto tempo che ci chiedevano di affrontare questo tema, perché è un tema importante, è veramente un tema che tanti abbiamo a cuore come esseri umani ed è un tema che non sappiamo assolutamente come affrontare. Quindi siamo felicissimi di questo evento che ci darà, abbiamo notato anche lavorandoci, perché comunque è da diversi mesi che ci lavoriamo anche proprio a questo evento, iniziare a organizzarlo, a organizzare tutti i contenuti, gli insegnamenti, gli strumenti, a riorganizzare gli insegnamenti. Questo per chi non lo sa, è stato un insegnamento di diversi
anni fa di Rishi Chonidorje, che è il fondatore del nostro movimento, che ci ha fatto un seminario apposta su questo insegnamento. Quindi siamo andati a riprendere questo insegnamento, a riorganizzarlo, a rimetterlo veramente per dargli una cornice per queste 3 giornate in cui per dare il maggiore beneficio possibile per tutti i partecipanti. Quindi sicuramente è veramente da non perdere, perché è molto profondo, ci siamo resi conto noi stessi che più lo tratti, più ci lavori, più ti dà la possibilità di andare molto, molto, molto in profondità in quella che è la natura della vita. Mm-hmm. Non avete idea di quanto è un onore per noi poter stare qua e condividere questi preziosi insegnamenti. Non l'abbiamo detto all'inizio della teleconferenza, ma non è da dare per scontato questo fatto, è che ci siamo presi un momento per stare insieme. E questa connessione che stiamo sviluppando, questo spazio che stiamo creando, è come se stessimo creando un campo in cui ci si influenza a vicenda, come dicevo prima, e questo è meraviglioso. Soltanto questo già crea delle condizioni stupende perché cambiamenti avvengano nella nostra vita, perché possiamo comprendere sempre meglio questa esperienza, oppure smettere di cercare di capirla. Un abbraccio forte, vi amiamo tutto, a presto, a prestissimo, ciao.